Consiglio metropolitano dell'8 novembre incentrato soprattutto sull'alluvione che ha colpito la Toscana nei primi giorni del mese. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime, il sindaco Dario Nardella ha fatto il punto della situazione, seguito poi dal presidente della regione toscana Eugenio Giani, giunto in Palazzo Medici Riccardi per la presentazione del trofeo Grande Par del Tour de France. Poi spazio agli interventi dei consiglieri Claudio Gemelli di Centrodestra per il Cambiamento, Massimo Fratini del PD nonché consigliere delegato alla Protezione Civile e Lorenzo Falchi di Territori Beni Comuni, sindaco di Sesto Fiorentino. A proposito di maltempo, su proposta di Fratini, il Consiglio ha approvato una mozione sottoscritta dai vari consiglieri con cui si chiede alla Regione Toscana di attivarsi presso Autolinee Toscane per rendere gratuito il trasporto pubblico dei residenti nei comuni di Campi Bisenzio e Signa fino a fine novembre. Al Consiglio metropolitano usciamo anche con un segnale importante. Le linee del TPL, del trasporto pubblico locale, da Campi verso Campi saranno gratuite. Questo è un impegno che la città e il Consiglio metropolitano si è preso e poi appunto ora nei prossimi giorni approfondiremo quelli che saranno i problemi della popolazione per stare sempre vicino affinché davvero i riflettori non si spengano su queste realtà. A proposito di trasporto pubblico locale, ok alla proroga contrattuale della concessione del servizio di TPL sulla rete debole sottoscritta tra la Metrocittà e RTI. Con questa delibera il Consiglio metropolitano prolunga fino a tutto il 2026 la realizzazione di un servizio straordinariamente importante per la comunità, soprattutto nelle aree più distanti dal capoluogo, nelle aree montane, dove la necessità di un trasporto diventa essenziale, necessario soprattutto per la popolazione più fragile, per gli anziani, ma non solo. E grazie a questa delibera riusciamo a posticipare fino a tutto il 2026 questo servizio, così richiesto anche dagli amministratori locali, e la città metropolitana una volta di più si è posta con il lotto debole, cosiddetto lotto debole, a servizio della sua comunità. Dopo aver approvato due punti all'ordine del giorno sulla cultura, la concessione di alcuni contributi, tra cui uno alla Fondazione Palazzo Strozzi e l'assegnazione degli spazi estivi del Parco Mediceo di Pratolino, presentati dalla consigliera delegata Letizia Perini, ok anche alla ratifica dell'atto con cui la città metropolitana ha partecipato all'avviso pubblico della Regione Toscana per il sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere. Questo progetto si articola in due azioni, un'azione che riguarda la realizzazione del bilancio di genere, alla quale hanno partecipato 35 comuni. L'altra azione, che era prevista, fortemente voluta dall'assessore Nardini, è stata quella di un lavoro fatto con Artemisia per quanto riguarda la Fiorentina e Inif per quanto riguarda il territorio bolese e Valdezza, di lavoro di prevenzione e sensibilizzazione per quanto riguarda le discriminazioni di genere negli istituti superiori e nelle scuole elementari dei vari territori.